Si svolgerà martedì prossimo, 20 luglio, presso l'auditorium dell'Università di Foggia, una conferenza stampa in cui parteciperanno i direttori dei dipartimenti dell'area orientamento e placement, in cui saranno presentati gli ultimi dati di Ateneo e alcune storie di successo relative ai neolaureati che hanno trovato eccellenti occupazioni. L'evento procederà di poco la prima sessione di laurea in presenza, un momento particolarmente atteso dal mondo universitario Garno, dopo un anno e mezzo di pandemia in cui le difficoltà per riprendere sono state tante e alle volte non semplici. Pur rispettando le regole attuali, ci si augura in una mobilità più flessibile, soprattutto per quei ragazzi pendolari che fanno enormi sacrifici per un futuro migliore. Mimmo Siena, World News 24. C'è aria di rinascita e di ripartenza a Trani, nella sesta provincia pugliese, per quanto riguarda le rotte degli itinerari turistici. Lo scorso 16 luglio ha spalancato i battenti e rimesso a nuovo un palazzo patrizio del Settecento, che è stato poi acquistato dal gruppo Casillo. Secondo i dati dell'Agenzia Puglia Promozione relativi all'attrattiva turistica, nell'anno 2019 la sesta provincia pugliese, quando il coronavirus era un perfetto sconosciuto, avevano collocato Trani ai primi posti per il numero di arrivi e presenze registrate, numeri confermati come in costante e decisa crescita, nonostante l'anno storico particolare. All'evento ha partecipato anche il sindaco di Trani, Bottaro. L'idea è venuta a quattro giovani imprenditori di un'età media al di sotto dei 40 anni che si lanciano in questa nuova ma entusiasmante avventura dell'ospitality di Sharm. Mimmo Siena, World News 24. L'emergenza sanitaria continua a dare grattacapi all'organizzazione dei Giochi Olimpici in Giappone. Mentre la cerimonia di apertura è in programma il 23 luglio a Tokyo, altri casi sono stati registrati. Dopo i 15 di sabato, domenica è emersa la positività di due componenti del Sudafrica. Si tratta di un match analyst e delle CT della nazionale di rugby. Si registrano defezioni anche in altri sport. Dopo quella per infortunio di Matteo Berrettini, arriva la notizia che la promessa del tennis americano Coco Gauff, positiva al virus, ha deciso di non partire per il Giappone. La paura cresce con il passare delle ore e mentre il Comitato Olimpico Nipponico fa sapere che si sta facendo il possibile per prevenire i casi, la gran parte dell'opinione pubblica pensa che annullarli sarebbe stata una decisione saggia. In questa atmosfera, l'avvio dei giochi si avvicina sempre di più, fra speranze e paure, in una dimensione sportiva difficile per tutti. Mimmo Siena, World News 24. Dopo essere uscito a testa altissima dalla finale di Wimbledon, sconfitto dal numero uno mondiale Novak Djokovic, per il tennista azzurro Matteo Berrettini arriva una beffa amara. Non parteciperà alle prossime Olimpiadi di Tokyo. Lo ha comunicato lui stesso dopo aver appreso che una risonanza per controllare l'infortunio alla gamba sinistra che lo aveva colpito durante il torneo londinese ha messo in evidenza che quell'infortunio è più serio del previsto e dovrà restare 2 settimane a riposo. Sono devastato dall'idea di non poter giocare le Olimpiadi, ha detto Berrettini. Rappresentare il nostro paese è un onore immenso. Faccio un grosso in bocca al lupo a tutti gli atleti azzurri e vi supporterò da lontano. Mimmo Siena, Sport Report 24. Salve a tutti e ben ritrovati. Il 20 luglio avremo il graduale ritorno dell'alta pressione con le piogge che lasceranno spazio a schiarite sempre più ampie e anche le temperature tenderanno a salire nuovamente toccando la soglia di 30-32 gradi, temperature comunque senza eccessi di caldo. Le minime saranno fresche ovunque, soprattutto sulle zone interne.